Gerusalemme te pregaris, Babylon didatis, tu variabilis, semper crescis, pate crescis, vita detestabilis, non pot dura te. Hai alcune musiche per poter comporre la sua più celebre cantata, cioè che per esempio il nome del manoscritto, cioè Carmen Burana. Il mio interesse, visto che del manoscritto da quel momento, cioè dal momento in cui Orff se ne occupò, cominciò a entrare nell'interesse di un pubblico più vasto, che non fossero solo gli studiosi letterati, ha permesso di occuparsi di un manoscritto, però in realtà sempre attraverso la proposta di Orff. Se ne è parlato spesso, ma ci si è dimenticati che questo manoscritto assume dei connotati particolari proprio in ragione della sua particolare struttura, del fatto stesso che è una raccolta di canzoni, un canzoniere a tutti gli effetti. E quindi mi è sembrato opportuno riprenderlo in mano, riproporlo e raccontarne un po' la storia in modo tale che se ne comprendesse il ruolo che ha assunto all'epoca e l'importanza che in realtà probabilmente più in ragione dell'interesse che Orff gli ha tributato, la storia che ha subito nell'ultimo secolo, cioè quell'attenzione che ha permesso di renderlo appunto uno dei manoscritti più famosi del suo tempo. C'è un altro aspetto che mi premeva mettere in luce, e cioè che sebbene la conoscenza del manoscritto passasse attraverso della musica, cioè quella di Orff, in realtà era sempre stato studiato da un punto di vista letterario. Di fatto era una raccolta di testi, e come tale è stato studiato, mentre mi sembrava opportuno restituirne proprio l'interesse dal punto di vista musicale. Di fatto, in quanto canzoniere, il manoscritto Burano, che in qualche modo si colloca più o meno pochi decenni dopo il 1200, cambia profondamente la storia della musica, potremmo dire. Fra le due rivoluzioni di cui parla il libro, una è evidentemente quella stessa del manoscritto e una è della vicenda più recente. Molto in sintesi, la prima osservazione che vale la pena di fare è riconoscere al manoscritto non semplicemente l'essere una raccolta di canti dell'epoca, ma di aver trasformato la canzone in un elemento testuale, in qualche cosa che si potesse raccogliere in un libro. E questa è un'operazione straordinariamente innovativa per quegli anni, perché non esisteva l'idea di poter scrivere una canzone, o meglio, esisteva la notazione, esisteva la possibilità di scrivere la musica, ma la canzone rimaneva un fatto puramente performativo. La canzone si cantava e qualunque altra cosa l'avrebbe comunque uccisa. È un po' la stessa ragione per cui anche oggi tendiamo a non scrivere le canzoni. È molto difficile trovare lo spartito di una canzone commerciale, al più si può trovare il testo, perché noi sappiamo perfettamente che una canzone esiste perché un cantante, il cantante con cui è correlata la propone. E questa stessa cosa avveniva nel pieno Medioevo. Le canzoni esistevano perché esistevano dei cantori che le portavano in giro e nessuno si sarebbe sognato di poterle sostituire con dei testi. L'idea di poter raccogliere un testo, siamo in un'epoca ancora precedente alla tradizione dei trovatori, quindi in un momento in cui proprio l'idea di scrivere raccolte di canzoni non esiste. L'idea di poterle raccogliere con un testo probabilmente nasce in questa circostanza che abbastanza particolare in un contesto culturale. Una delle cose che viene ricordata nel volume è che il manoscritto
è sia un manoscritto di ambiente germanico, nel senso che probabilmente le persone che lo hanno proposto e lo hanno realizzato erano germanofone, però di fatto è di redazione italiana, lo collochiamo sostanzialmente nell'Alto Adige. Non abbiamo una certezza di quando fu compilato, perché il nome che viene dato al manoscritto, cioè Codex Turano, è legato alla sua conservazione tarda, cioè al monastero di Benedikt Boeren, che è un monastero bavarese, ma dove sicuramente non fu compilato in quel contesto. Con tutta probabilità il manoscritto fu compilato a Novacella, quindi un monastero oggi in territorio italiano, all'epoca in territorio imperiale, ma in una posizione molto strategica, cioè al di qua del passo del Brennero. Era quel passaggio su cui tutti coloro che passavano dall'Italia alla Germania avrebbero dovuto intraprendere. E siamo nell'epoca di Federico II, che è contemporaneamente imperatore e re d'Italia, quindi è sostanzialmente una figura che è già esso stesso una sorta di contatto. Quindi non stupisce che siamo in un contesto di straordinaria vivacità culturale. E l'interesse e la redazione di questo manoscritto sembra un po' voler raccogliere quella che è il grande fermento culturale del momento, che passa attraverso le canzoni. Questa presa di consapevolezza che le canzoni sono forse la cosa più interessante che la cultura di quel momento offre, non è solo una valutazione che oggi noi possiamo fare da storici, ma evidentemente è una presa di coscienza che gli stessi compilatori del manoscritto dovevano in qualche modo aver riconosciuto. Il manoscritto si struttura non solo in una condizione molto, molto innovativa, cioè l'idea stessa di voler raccogliere non solo i testi ma anche le musiche. Poi vedremo perché la conservazione delle musiche è un po' è più problematica di quanto non sia quella dei testi, ma di raccogliere come sorta di enciclopedia, a redigere quelle che sono semplicemente dei canti molto colti, nobili, quelli filosofici, poi pian pianino passa a quelli amorosi, poi passa a quelli conviviali, poi passa a quelli che fanno riferimento alla tradizione più direttamente tedesca, quindi come dire, impoverisce e si avvicina maggiormente alla tradizione popolare. Le ultime canzoni sono quelle che ricordano molto, sono quelle che sono state amate maggiormente da Orfe, che ha utilizzato in più occasioni nella sua cantata, che ricordano il vino, la benedicita, un esempio prima dai Mormori, quindi canzonette che nessuno avrebbe mai trascritto in quella circostanza, ma in un'operazione di raccolgo un po' tutto quello che mi sembra importante di questo momento storico, poteva inserirsi anche una canzone da taverna. Ricordo anche che Novacella, che è probabilmente la sede dove fu compilato, è anche la più antica cantina di cui si possa ricordare la storia, è fra l'altro finanziata dall'imperatore proprio per questa funzione, e la caratteristica è proprio quella che vendeva il vino, e quindi è probabile che questa voglia di raccogliere anche quei canti, che probabilmente erano molto più numerosi di quanto noi oggi non immaginiamo, raccogliere quei canti di gioia di vivere, del piacere di frequentare le taverne, fa un po' parte anche dell'autopromozione che l'attività economica del monastero portava avanti, in un contesto appunto di straordinaria comunicazione fra due stati, insomma, fra l'Italia e la Germania. Quindi la prima rivoluzione secondo me sta nell'idea stessa di creare un libro che possa essere una sorta di sintesi, di raccolta, di trasformazione in fondo di un patrimonio importante che tutti ritenevano importante, ma ridotto in un libro con un certo consapevolezza che evidentemente le canzoni sono altra cosa e devono vivere in un altro modo, non possono vivere sulla carta, vivono solamente se qualcuno le canta, però il fatto stesso che le si riconosca come l'elemento interessante della cultura del momento è già significativo.
da quel momento in poi il libro di canzoni, cioè il canzoniere, diventerà uno dei grandi, tipologie libreschi della storia. Quindi Ioevo produrrà continuamente canzonieri, ormai disinteressandosi dell'impasse, evidentemente ben consapevole a chiunque che la canzone è una cosa diversa da quella che si può trascrivere in un libro. Però, diciamo, ormai si poteva fare, e la grande stagione dei canzonieri trovadorici e poi dei canzonieri personali, penso a Dante, penso a Petrarca, si potrà in qualche modo, vivere, anche perché erano già stati fatti esperimenti in questa direzione. Quindi in questo senso la forza, la ricchezza, l'interesse del manoscritto sta proprio nel... il cambio di stato che riesce a offrire a un prodotto che fino a quel momento sembrava esclusivamente realizzabile nell'estemporaneità dell'esecuzione. La seconda rivoluzione, se mi piace mettere in atto, parte proprio da Orff. Io devo dire, anch'io, come credo quasi chiunque di voi, insomma, ha conosciuto o conosce o ha sentito parlare la prima volta del Codex Burano, cioè del manoscritto Burano, in relazione a Orff. E quando mi sono messo a studiarlo mi sono accorto che Orff in realtà era più un problema, seppur mi aveva dato una grande visibilità, era diventato un problema per il manoscritto. Filologi che si sono occupati del manoscritto hanno sempre trascurato il ruolo che Orff ha avuto nel renderlo popolare, anzi erano poi un po' infastiditi da questo. E c'è stato un periodo, forse qualcuno di voi se lo ricorda ancora, negli anni 90, anche la musica di Orff era considerata poco apprezzabile dal punto di vista del valore culturale che poteva offrire. Ci potevano essere delle ragioni diverse che poi si sono sovrapposte, si sono come dire, incastrate in una con l'altra, ma la ragione fondamentale era un po' lo snobismo dell'Accademia nel avere disagio verso una composizione che era diventata così popolare. Tenete conto che Orff diventa popolare a partire dagli anni 80, no? Prima in realtà è molto poco conosciuto ancora, però a partire dagli anni 80 comincerà a essere diffusissimo nell'immaginario collettivo. Questo ha fatto sì che l'abbiamo sempre un po' trascurato nello studiare. Tutti i vari studi che ci sono sul Codex sembrano dimenticarsi che esista Orff, ma in realtà il ruolo di Orff è stato molto più importante di quanto lui stesso non avrebbe immaginato. Al di là del fatto che ci possa piacere o non piacere la sua scelta, io credo che la sua proposta musicale sia straordinariamente interessante, soprattutto perché si colloca in un'epoca storica dove l'idea di musica antica era molto diversa da quello che lui propone. Lui scrive negli anni 30 del Novecento, fra l'altro in pieno Terzo Reich. Questo sarà anche uno dei problemi con cui dovrà confrontarsi. Il libro è raccontata questa storia. Ma se voi avete, insomma, bene o male in mente quello che poteva essere la produzione musicale degli anni 30, che magari voleva rifarsi al passato del Medioevo, certo il modello era Wagner, soprattutto in ambito tedesco. Non era evidentemente una scrittura così ritmica, così, come dire, anche semplice nelle sue connotazioni, così poco moderna, perché il modernismo di quegli anni influiva molto nei compositori dell'epoca, da poter produrre qualcosa che potesse essere simile alla produzione di Orff. Cioè Orff è veramente molto anomalo rispetto al suo momento, al momento culturale in cui fa questa operazione. In questo senso gli va riconosciuta una indipendenza e una personalità che, al di là della popolarità della cantata, merita attenzione. Ma l'aspetto interessante è che, ovviamente a sua insaputa, diciamo, non aveva progettato questa cosa,
influirà profondamente su un fenomeno che secondo me è il fenomeno più interessante della seconda metà, dal punto di vista musicale, della seconda metà del Novecento, cioè quello che noi comunemente oggi chiamiamo con Early Music Revival, cioè la riscoperta della musica antica. La riscoperta della musica antica comincia nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra, dagli anni 50, soprattutto poi negli anni 60 e 70, e per la prima volta si comincia a eseguire una musica che non appartiene al periodo cosiddetto classico, cioè 7-800, ma si comincia a eseguire una musica che è precedente, in modo particolare soprattutto 500 e 600. Ha una forte componente politica questo innesto, questa attenzione per la musica antica degli anni 50-60, in particolare a partire dagli anni 60, ed è in fondo la musica dei giovani, è la musica di coloro che si contrappongono ai propri padri, è nel contrasto generazionale che avviene negli anni 60, la musica antica appartiene alle nuove generazioni. I ragazzi che vanno ad ascoltare il rock, che è anch'esso una delle grandi innovazioni del secondo dopoguerra, e che è una musica di contestazione, andavano ad ascoltare anche la musica antica, perché anch'essa si distaccava dalla musica borghese, che era quella che i loro padri, quelli che avevano fatto la guerra, che avevano provocato la guerra, e per questo erano in contrasto con le nuove generazioni, andavano ad ascoltare i concerti, cioè Beethoven, Brahms, per intenderci, questo tipo di musica. E quindi c'erano sostanzialmente due tipi di pubblico, quello che ascoltava il rock e insieme la musica antica, e poi quello che invece la generazione più anziana che invece preferiva andare in sala da concerto. Questo aspetto ha dato una forza straordinaria all'interesse per la ricostruzione storica del passato, unito al fatto che dal 1953 più o meno la produzione di LP ha permesso di commercializzare ad alti livelli la produzione musicale. Insomma, comunque, l'interesse per la musica antica è stato un fenomeno del secondo Novecento particolarmente importante, quali ne fossero le ragioni, e che ha permesso di riscoprire un passato. Ma il problema del come, dello stile, di come fare questa musica antica, sembra semplicemente una scoperta improvvisa, e i primi gruppi che lavorano negli anni 50 e 60 sembrano non avere punti di riferimento, sembra che ciascuno provi a fare qualche cosa secondo le sue aspirazioni, le sue indicazioni. Nella realtà c'era una sonorità, un'idea di Medioevo, che poi in realtà noi non sappiamo quanto sia suono medievale, quanto sia esso stesso una proiezione, c'era un modello di Medioevo che però ci si era dimenticati esistere, ed era proprio la cantata di Orff. La cantata di Orff influenzerà moltissimo sui gruppi anni 60-70 come modello di poter fare la musica antica, come gusto sia timbrico che ritmico, che sarà molto diverso dal modello dell'idea di musica antica che si praticava nelle accademie, perché precedentemente l'attenzione per la musica antica era molto relativa. Ci sono una serie di tappe che vengono ripercorse nel libro, che spiegano perché e in che modo Orff ha determinato certi indirizzi culturali, e passano attraverso soprattutto un grande episodio, che fu l'allestimento nella metà degli anni 50 di uno spettacolo teatrale del Ludus Danielis, che fu un evento che sconvolse un po' il pubblico dell'epoca, perché era un testo teatrale medievale di cui era sopravvissuta interamente la musica, e venne eseguito in un modo che venne considerato completamente inatteso, inaspettato. Per la prima volta la musica medievale sembrava poter piacere al pubblico, il pubblico che andava a assistere a questo allestimento di questa storia di Daniele la scoprì come piena di canzoni di facilissimo ascolto, piacevoli e in fondo molto vicine alle nostre aspettative di ascolto. Alle spalle in realtà c'era Orff, perché quel modo di fare il Ludus Danielis era più o meno consapevolmente mutuato dall'ascolto di Orff, e nel 53 il primo LP che incide la cantata di Orff, che permette
a Greenberg, che è il direttore che porterà in giro sia negli Stati Uniti che in Europa, che porterà in giro i Boston Yates, di creare l'immaginario sonoro di uno spettacolo teatrale medievale. Il Boston Yates avrà un impatto estremamente significativo, perché non solo sarà subito inciso, cosa abbastanza insolita per la musica medievale dell'epoca, ma andrà in giro, verrà allestito ripetutamente sia nella costa est dell'America sia in varie sedi europee. Da lì poi scaturirà un interesse per le musiche direttamente del Codex Uranus, perché evidentemente subito ci si accorse che l'invenzione di Orff era stata un'invenzione personale, cioè le musiche se le era inventate interamente, non si era nemmeno preoccupato, anche perché non avrebbe avuto gli strumenti per poter accedere alle musiche conservate nel manoscritto. E da quel momento, cioè da dopo, l'attenzione per la musica di Orff, vi furono i primi gruppi musicali che cercarono di ricostruire la musica che il manoscritto conservava. Primo fra questi, con la produzione di due LP, fu Thomas Binkley con il suo gruppo musicale, lo studio del Free Music. Binkley è un americano figlio un po' della Big Generation, che suona la chitarra, fa il taxista, il lavapiatti. A un certo punto però gli mettono in mano un liuto, si appassiona alla musica antica, si arruola, abbandona l'esercito, viene a studiare musica antica in Europa perché ritiene che vi siano insegnanti più stimolanti. Qui costituisce, questo motivo per cui un americano ha dato un nome tedesco al suo gruppo, lo studio del Free Music con altri suoi collaboratori, incide quasi subito due interi LP a distanza di pochi anni, che sono la prima incisione di alcune, però un buon numero, diciamo una ventina di musiche tratte direttamente dal Codex Uranus, come musiche proprio del Codex Uranus. In realtà vedremo, purtroppo per fortuna, il Codex presenta una notazione in realtà occasionale, non tutti i brani del Codex sono stati notati, cioè hanno una notazione musicale, probabilmente perché rimase incompiuto, anzi siamo abbastanza sicuri che la redazione del Codex non si completò. Certamente molti dei brani non hanno musica, ma soprattutto quei brani che hanno musica in realtà lo hanno in una forma non per noi leggibile, nel senso che è una notazione in campo aperto che non siamo in grado di trascrivere. Com'è possibile riconoscere le musiche che sono state conservate o anche quelle che non sono conservate? Bisogna accedere ad altri manoscritti, quindi bisogna fare un'opera di collazione, di comparazione con altri manoscritti musicali che abbiano una notazione dei brani. Ovviamente il numero è esiguo, riusciamo a ricostruire la musica di una quarantina, cinquantina dei 250 brani raccolti nel Codex. Quindi un numero limitato, però sufficiente per farsi un'idea di quella che poteva essere la scrittura dell'epoca. Evidentemente però la notazione riporta semplicemente una linea melodica, e una linea melodica priva di moltissime delle informazioni, non solo sul modo di cantare, sul modo di suonare, sull'eventuale accompagnamento, sullo stile proprio, tutte queste informazioni nella notazione mancano, ma soprattutto mancano informazioni sul ritmo, cioè sul modo con cui dobbiamo gestire queste melodie. E quindi c'è stata un'operazione di ricostruzione e la creazione di uno stile che in qualche modo doveva essere uno stile che potesse essere, potesse avere delle ragioni storiche, ma potesse insomma assecondare le aspettative del pubblico. Binkley si muove sulla falsa riga di riprendere i modelli che Greenberg aveva adottato nel Ludus Danielis, e la sua operazione appare quindi estremamente riconoscibile, quindi sostanzialmente apprezzata. Binkley sarà uno di un esecutore molto contento
contestato dalla critica musicale di quell'epoca, perché interagiva con strumenti che non venivano considerati storicamente riconosciuti, amava utilizzare strumenti orientali, insomma faceva delle operazioni che venivano giudicate inopportune. Però i suoi due dischi che riproducono il corpus di alcuni brani di Carmine Burani, nessuno ebbe nulla da dire, perché quelle sembravano le cose più aderenti a un vero medioevo. In realtà il vero medioevo musicale non lo conosciamo, e conosciamo semplicemente dei modelli estetici che sono quelli che abbiamo in qualche modo già sentito, e il vero medioevo era quello che ricalcava le soluzioni adottate da Greenberg e Lustanielis, che erano le stesse che aveva, per certi versi, ripensandole, recuperato da Orff. In questo senso Orff produce una sorta di trasformazione dell'immaginario, del pensiero, dell'idea di suono, ribadisco, non essendone consapevole, però influenza profondamente, quindi anche quel distacco e quel fastidio che la critica gli ha rivolto, in particolare quella medievistica riguardo all'attenzione ai testi, perché ha operato sostanzialmente senza un bagaglio storico adeguato, è immotivata. Certo, poi vi fu tutta una seconda fase degli anni 80, 90, del Novecento, che prese profondamente le distanze da quel modo di fare musica medievale, all'interesse abbastanza, per noi italiani, abbastanza insolito, ma molto diffuso nei paesi di lingua tedesca, per la tradizione medievale e in particolare per le liriche del Codex Puranus, che ha interessato gruppi che di fatto non si interessano di musica antica, in particolare molti gruppi rock, molti gruppi metal, molti gruppi che fanno musica diciamo folk o comunque separata dalla tradizione antica. E in questo senso c'è stata una riappropriazione di un repertorio musicale conosciuto attraverso gli esecutori di musica antica, che però è stato ripensato radicalmente. Io credo che in questo ripensamento profondo, e quindi questa capacità di poter reinventarsi anche ex novo, con melodie completamente diverse, musicazioni completamente diverse, dei testi che però rimangono sempre quelli, rimangono quelli legati al Codex Puranus, è un segno di vivacità e di ricchezza che vale la pena di prendere in considerazione. Quindi cerco un po' di descrivere tutti questi fenomeni che sono un po' sparpagliati, ma in realtà tutti un po' figli della stessa volontà, che era un po' quella del dopoguerra, cioè in fondo un recupero di una tradizione che spesso in alcuni casi è locale, nel senso vissuta come identitaria, ma che in fondo è una presa di distanza o una messa fra parentesi della modernità, e in questo interesse anche di gruppi che non fanno espressamente musica antica, appunto metal, rock, verso testi così antichi, e quindi anche stilemi musicali più antichi, c'è in fondo un recupero di quello che potrebbe essere una semplicità del far musica e una presa di distanza dalla velocità e forse anche dal disagio che impone la modernità, che è un fenomeno secondo me molto significativo, molto importante. Poi lo si può affrontare da vari punti di vista, io mi sono limitato ad affrontarlo dal punto di vista dell'interesse rivolto al Codex Puranus, però è un fenomeno veramente molto, molto articolato, molto complesso. Ecco, questo mi sembra, con questo, di aver dato una panoramica. Poi in realtà il libro si occupa anche di aspetti un po' più tecnici, che forse non è il caso di affrontare in questi termini, però in buona sostanza le due rivoluzioni a cui parla il libro sono quelle che vi ho presentato. Se poi a questo punto avete interesse e curiosità, insomma, sono disposto a rispondere alle vostre domande, oppure alle vostre osservazioni, insomma.
come mi ricordo.